Nuovo episodio di Wuthering Waves, carico e godoso. Oggi è stata una giornata lunga di registrazione, ragazzi. Ho fatto una maratona di Elden Ring che voi non avete idea, e ho anche giocato a Dark Deception. Quindi volevo registrare l'Abyss, sinceramente, però ho poco tempo e ho detto, sapete che vi dico? Mi registro un simpatico episodio di Wuthering Waves, così da lanciarvelo nel momento del bisogno. Incredibile! Ci sono stati dei piccoli cambiamenti per quanto riguarda Wuthering Waves, e questi cambiamenti incredibili sono stati che ho dovuto giocare un pochino off camera. E voi direte, perché hai giocato off camera? Semplice, amici, giustamente dopo è scontato che gli eventi, come vedete ho sbloccato anche questa signorina che non l'ho provata, però sembra interessante, magari un giorno la proveremo. Devo entrare altri due giorni per avere altre quattro sferette che ci serviranno in futuro. Vedete che gli eventi di Yinlin sono scaduti, meno male che io off camera me li sono fatti. Quindi vi siete persi tutta la missione di Yinlin, che sinceramente è stata molto bella, col fatto che lei era tipo un agente sotto copertura di questa associazione SUS, che c'era questo tizio che era chiamato il Master Puppet, questo che faceva i pupazzi, e poi entra nella sua base. Ho giocato un po' con Yinlin perché te la fanno usare. Potevamo usare il suo pupazzetto per riempire i codici, passare le trappole. Poi affrontiamo questo tizio con la maschera. C'è una boss fight assurda di questa specie di mezza macchina, mezzo pupazzo incredibile. Lo eliminiamo, lui viene catturato dalla polizia e salutiamo Yinlin con ci rivedremo presto. Ci ho messo un po' a farla perché è bella lunga, più o meno come quella di Genshin. Mi hanno dato un po' di gemmine, quindi vi siete persi quella missione lì. E poi ho scoperto una cosa incredibile. Facendo quella missione sono salito a livello 11 e finalmente, guardate un po' la mappa, mi ha sbloccato i boss. Dovevo salire a livello 10 per spendere le mie resine e finalmente possiamo affrontare questi boss qui, che dovrebbero essere come quelli di Genshin, per far salire i personaggi di livello. Non ne ho mai battuto uno e vorrei provarne a fare uno in questo episodio incredibile. E l'altra cosa che ho fatto è stato un pochino dedicarmi a dare un pochino di senso a questi personaggi, anche se, ripeto, è l'inizio. Ho portato lei al 40, sì, lo so ragazzi, se leggete in continuazione connessione strana è perché oggi mi fa così, ragazzi, non lo so perché fa così. Comunque ho portato lei al 40, quindi ho fatto l'ascensione, Rover al 30, Baisi al 30. Non le porto al 40 queste due perché ho pochi materiali per portare sui personaggi di livello. Volevo portare questa al 40, però non lo so se conviene all'inizio perché non ho tante armi. Vedete ragazzi, questa è l'unica viola, però mi dà difesa e non so se lei scala su difesa, capito? Quindi sus, però ho fatto l'ascensione, magari un giorno gliela porterò al 40. Ho cambiato queste, a lei ho dato tutta roba che fa danno aereo damage, che deduco sia il suo, quindi tipo Anemo. A Rover non l'ho capita, ragazzi, perché lei è di un elemento sus, spettro, ma io non ho roba spettro, quindi la spada ce l'ha sempre al 20. Qui ho messo delle robe che gli aumentano un po' l'energia e un po' di spettro damage. Credo sia lo stesso spettro, però sus. E invece a lei, dato che lei è una specie di healer, gli ho messo tutta roba per aumentare un po' le cure e un pochino di ghiaccio, perché lei è di elemento ghiaccio. Incredibile. Quindi in questo episodio incredibile faremo un po' di esplorazione incredibile, proveremo i boss, andremo avanti con le missioni. Un classico episodio chill di Wuthering Waves, perché tra l'altro, guardate un po', il banner è andato via di Yinlin. Quindi Yinlin, ti saluto, speriamo un giorno di riuscire a vederla, ragazzi, è tanta roba. Però nella 1.1 che dovrebbe uscire prossimamente su Wuthering Waves ci sono due personaggi, ragazzi, veramente assurdi. A me personalmente, per motivi legati al Nasuers, che vi spiegherò magari nel prossimo episodio, aspetto la signorina che ci dovrebbe essere a metà luglio, non la prima del primo banner della 1.1, ma la seconda. Cercherò di tenermi tutte le sferette che ho per aspettare la signorina incredibile. Ho messo questo affare che è fighissimo, che congela, che è molto, molto spicy. Ovviamente ragazzi, la connessione non aiuta, però che dovete fare. Ok. Allora, volevo sbloccare innanzitutto questa torre incredibile. Ok. Ok. Prendiamoci questo. Ok. Quindi cercheremo di prenderci più gemmine possibile, ragazzi, per cercare di avere almeno la waifu incredibile della 1.1 fase 2. Allora, io sicuramente vorrei andare a vedere questi boss che io non ho mai affrontato, che saranno fortissimi secondo me. Allora, questo qui ad esempio, come ci arrivo da questo qua? Andiamo un po' a vedere, ragazzi. Allora, gli elementi non è che io ho capiti ancora, ragazzi, lo dico sinceramente. Gli elementi sono sus. Perché poi i nemici, come vedete, menano, ragazzi, quindi... Leave
Leave it to me. Ecco fatto. Boom. Prendiamoci questo. E prendiamoci questo. Well deserved reward. Allora, se ricordo bene, qui c'era una fessura da qualche parte, però non mi ricordo dove. Qua sotto? Eh sì. Oh, questa è una cosa che volevo fare, ragazzi, che non ho aspettato apposta di fare il video. Questo secondo me è il primo vero boss tipo Genshin. Vediamo un po' che livello stava. 35. Al 35 è un toro, signori, qua. Con calma, perché qua. Ok, con calma. Prima volta che lo affronto, quindi un attimo sus. Bellissimo lui, eh! Dang! Ok. Ok. Transmitting frequency. Che poi non so se il rover funzioni in questo tipo incredibile, è molto tutto così. Ok. Congeliamo un attimo. Ok, con calma. Embracing change, swift and resolute. Ok. No hesitation. Facciamoli la ulti di questa. Non ho ancora ben capito quali sono i trucchi per schivare bene, ragazzi, eh. Poi guarda che non abbiamo potenziato niente, eh. Ok, molto bene. Conferma 60. Va bene, GG. A questo punto vogliamo provare a ammazzare pure questo? Devo ancora capire bene come funzionano tutte le strategie sus per schivare, però, come dire, non ce la siamo cavata malissimo contro quella creatura al 35. Questo, se non sbaglio, era la creatura che ci ha attaccato all'inizio del gioco. Ok, fa male questo. Oh, buona, buona, buona. Embracing change. Stay vigilant. Rejuvenating snow. Evil be gone. Ok, con calma. Questo me ne avevo le prima, eh. Silent Bust. Embracing change. Banish all vice. Embrace the oneness. Swift and resolute. Ok. Gli abbiamo fatto delle gomme importanti. Stay vigilant. Ok. Moment of resonance. Ok, amici. This. An oversight. Embracing change. Ok, buona, 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 mi. Ok. Embracing change. Hopefully this time. The end has come. Meno male che gli ho messo un po' di energy recharge a lei, così almeno. Banish all vice. Ok, dai, gli ulti di questa. Mi piacerebbe avere sicuramente qualcuno che fa più danno in questo team, che non è che è un team che fa danni assurdi, è un po' difensivo. Però abbiamo un tank, un healer, non è male. Ok, molto bene. Allora, a livello di boss sì, ci abbiamo solo loro due. Poi magari altri ce li sbloccheranno andando avanti. Allora, andiamo un attimo a capire che è quello a fare. È bello, ragazzi, all'inizio, perché ripeto, c'è tutto da fare, quindi è difficile annoiarsi. Poi facciamo pure qualche missione, ragazzi, eh. Volevo fare un attimo di esplorazio incredibile, così. Prendiamo questa. Eccola. Signorina, che è successo? Completa la challenge al nord. Che diavolo c'è qui in cima? Ok, una sfida sus. E non dobbiamo toccare mai il pavimento. Allora, fino là l'ho capito.
Devo arrivare lì senza toccare il pavimento. Come faccio, scusami? Ok, fino a qua ci siamo arrivati. Andiamo lì. Devo arrivare lì? È un po' sussa questa missione, ragazzi. Però con calma ci stiamo arrivando, eh? Ok. Possiamo... ai ai ai, ragazzi, platforming di Wuthering Waves, famosissimo. Poi dobbiamo andare lì. Poi dobbiamo andare lì. Siamo quasi, eh. Poi dobbiamo andare lì. Dobbiamo andare lì. Dobbiamo andare lì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Wow, ok. Ok, fatto. Molto bene. Allora, abbiamo un sacco di missioni, mamma mia. Un treno. Forse dovremmo fare le tutorial quest. Tipo questa. Ok, bastava cucinare del cibo sus. Va bene. Dice sempre che... ah, ok, sempre qui in zona. Allora, andiamo qua. Però sono tutorial, quindi ipotizzo siano proprio cose scontate. Deliver all. Ok. Va bene, c'è un robottino che balla. E che ho sbloccato? Mi ha dato 150 gemme. Boia. Ah, ogni tanto vengo da questo e mi dà la roba quando faccio le missioni. Vabbè, carino, figo. Ragazzi, qualsiasi gemmina mi fa comodo, perché altrimenti non riuscirò mai a summonare per la mega waifu della 1.1. Ok, andiamo avanti, facciamone ancora, vai. Questa è per andare avanti con la storia. E aspettiamo un attimo. Questa viola, che devo fare ad esempio qua? Ok, devo andare laggiù. Ah, questo è il tizio Lion Boy. Ma dai, che carino. Lui ad esempio l'ho trovato. Però ragazzi, mi sono visto io un po' di ranking dei personaggi. Lui sta veramente messo basso, eh. Wanna take a look? Okay. Magari è fortissimo, però non lo so. Non lo vedo molto amato nella community lui. Cioè, volete mettere il Rover con il Lion Boy, ragazzi? Cioè, il 5 stelle è Rover. Mamma mia, ragazzi. You smell unfamiliar. Ragazzi, capite perché il Rover è tanta amato dalla community? Io l'ho capito. I've heard a lot. You can call me Ling Yang. Ling Yang. Glad to make your acquaintance. Okay. Sembra simpatico. You really are different from us, so we've shaken hands. Now we're good friends. Ok, siamo amici di Ling Yang. Is doing a big yeah, the mi ricorda il personaggio di Genshin che hanno introdotto recentemente, che poi lui con Lion Boy. E poi ragazzi, prossimamente esce pure Zenless Zone Zero, eh. Io assolutamente lo porterò sul canale, ragazzi. Probabilmente per quando vedete questo video l'avrò già registrato, mi sa, il primo episodio, perché esce il 4 luglio, quindi GG. E lì, ragazzi, c'è una waifu, ragazzi, che mi fa impazzire. Vabbè, ne parleremo di Zenless Zone Zero, ragazzi, ne parleremo. Poi mi avete pure detto che dovrei provare Nick. Io, ragazzi, il Nick lo conosco di nome, il gioco dove ci sono le mega waifu che spari e i loro glutei, come dire, danzano una danza tutta loro. E ho visto tra l'altro che c'è stata la Summer 2024 live. Ho visto degli screen assurdi su Twitter che, ragazzi, boh, senza senso. Cioè, dovrei fare un video su Nick solo sulla mia reaction a tutte le gnagne che ci sono dentro. Potrebbe venire qualcosa di simpatico. Perché non è che le ho viste tutte, quindi. Giusto quelle che vanno sui social. Ci siamo capiti. Ok, il nostro amico Ling Yang è cambiato di umore appena ha sentito di questa bestia sus. Che a quanto pare sta dando fastidio ai mercanti, tipo. Sorry, but I'm not the one you're looking for. I never made any lion dancing requests. Beishi. Sus pure lei, eh. Pure gli NPC comunque sono fatti bene, ragazzi. Tutti diversi per adesso. Poi siamo... ok. Di colpo, ragazzi, dopo quell'affare c'è stato un attimo di momento spicy. Embracing change. Ragazzi, c'era un golem un attimo fa, non so che fine abbia fatto, vabbè. Sus. Ah, queste sarebbero le bestie. Queste bestiacce qua. Quanto mi piace l'attacco di quell'affare. Ma sono delle scimmie, che figata. Ah, ecco perché non mi fate teletrasportare, ragazzi, perché... sono da tutt'altra parte, ma come ci sono finito qua, scusami? Devo andare qui allora. Mi ha teletrasportato là, mi ha fatto liberare questo tizio che dovrebbe essere il fratello di quello e poi magicamente dobbiamo tornare lì. Va bene, molto sus questa cosa, va bene. No, questa è un'altra missione. Ecco, questo forse è un problema di Wuthering Waves, cioè se inizio una missione, io vorrei proseguire quella missione, non che soltanto perché sono più vicino a un'altra mi attivi l'altra, questa cosa è un po' sus. Ah, te lo dico io, sono salito a livello 14 e lui mi ha attivato istantaneamente la missione per andare avanti con la trama. Lo vedi? C'avevo ragione, mi ha attivato la missione di trama.
Sì, però amici, è tutto bello, ma io sto facendo una missione della Young Boy, capirai. Quando ci torno mo laggiù? Dobbiamo fare un esplorazio infinito per arrivare laggiù. È proprio in un'altra regione, capito? Io sono salito subito al 14 e lui istantaneamente mi ha messo la missione di trama. Però io vorrei aspettare una missione di trama, ragazzi, perché vorrei fare prima un pochino di missioni su sto secondarie. Però dai, finiamo l'episodio che stiamo andando verso la Young Boy, ragazzi. Nel prossimo episodio continueremo questa missione, probabilmente. E ovviamente proveremo anche il personaggio nuovo che dovrebbero mettere per quando registro il prossimo episodio. Tra l'altro ne approfitto, ragazzi, per ringraziarvi del supporto alla serie di Wuthering Waves, che vedo che vi sta piacendo, sono contento, un sacco di like. E state tranquilli che, dato che mi avete scritto, come vi dicevo prima, di nicchie e compagnia, tranquilli, ragazzi, che con calma porterò tutto. Sicuramente, intanto, ragazzi, Zenlandstone Zero non si scappa, lo porto sicuramente, quindi non vedo l'ora. Perché quello potrebbe avere un stile di combattimento sus, quindi potrebbe essere simpatico quello. Allora, qui davanti ci dovrebbe essere un teleport, se non sbaglio. Questa cos'è, una città nuova? Torre sus, vai. Sblocchiamo la torre. Questo mi dovrebbe far vedere com'è fatta sto posto. Esatto, molto molto bene. Aggiungono pure, mo che ci sto pensando, un'isola nuova con la 1.1, che ovviamente sarà super avanti nella storia, però con calma ci arriveremo, ragazzi. Io per adesso, ragazzi, continuo a uccidere tutto quello che mi capita davanti, perché ci va bene qualsiasi cosa. Poi con calma, ragazzi, ci prenderemo le cose più spicy. Eccolo. Ah, ma era una trappolona sus questa. Administering first aid. Eccolo. Oh, sto giro me l'ha fatta nel punto giusto, meno male, va. La ulti sua fa male, eh. Posso assicurare che fa male. Ecco fatto. Apriamo questa. What's it gonna be this time? Molto bene. Ragazzi, io con questo incredibile panorama direi di fermarci qua. Prossimo episodio continueremo la missione dell'Lion Boy. Proveremo un personaggio nuovo. Che cosa siamo a voi? E ci vediamo al prossimo episodio.